Secondo Critognato, la decisione di far uscire donne e bambini dalla città nella speranza che il nemico, mosso a pietà, potesse sfamarli, non ha sortito l'effetto sperato. A questa considerazione Vercingetorige ribatte così: «Dicas sane rem veram», alla lettera, «dica tu pure una cosa vera, quid autem, e allora? Anche se dici la verità, anche se hai ragione, adesso cosa cambia?» È questo che vuol dire Vercingetorige. In questa frase il congiuntivo «dicas» è di tipo concessivo. L'autore ammette che una determinata condizione sia possibile, ossia che Critognato abbia ragione, ma poi ne limita la validità, nel nostro caso con la domanda «quid autem?». Una volta individuato il valore logico del congiuntivo concessivo, la traduzione più efficace è la seguente. Ammettiamo pure che tu dica una cosa vera, che tu abbia ragione. E allora? Abbiamo qui il congiuntivo presente perché la concessione si riferisce al presente. Si usa invece il congiuntivo perfetto se la concessione è riferita al passato, come in quest'altra scena tratta dal video Vercingetorige si arrende a Cesare. Fuerit sane bonum tuum consilium. Abbiamo qui il congiuntivo perfetto fuerit con valore concessivo, come si può facilmente capire dalla presenza dell'avverbio sane. Traduciamo alla lettera. Sia stata pure buona la tua proposta. Dopo l'affermazione con il congiuntivo concessivo abbiamo un'altra proposizione, qui un'interrogativa diretta retorica introdotta dalla particella num che toglie validità a quanto è stato concesso. La traduzione corretta sarà dunque la seguente. Ammettiamo pure che la tua proposta sia stata valida, ma tu mangeresti carne umana? Il congiuntivo indipendente con valore concessivo ammette che sia vero un enunciato. Esso è negato da ne. Si trova il congiuntivo presente per una concessione nel presente e il perfetto per una concessione nel passato. Il congiuntivo indipendente con valore concessivo è accompagnato solitamente dall'avverbio sane oppure più raramente da altre espressioni come age o licet. Esso è seguito in genere da una proposizione che toglie valore a quanto concesso. Lo traduciamo con ammettiamo pure